Benvenuti alla Parola e Donna, in onda come tutti i venerdì alle 15.30 sui canali social di Per Sempre News. Oggi abbiamo una doppia intervista. Abbiamo con noi Anna Veronesi, produttrice, autrice dei testi, cantante del gruppo The Morphy. Buon pomeriggio, Anna. Buon pomeriggio. E abbiamo con noi Paola Francesca Natale, cantante lirica, che già è stata nostra ospite. Buongiorno e grazie ancora. Grazie a voi per aver accolto l'invito. Allora, partiamo da Anna. Ci spieghi in cosa consiste il progetto Liripop, che, come tu mi hai spiegato, è una contaminazione tra la lirica e la musica pop elettronica. Ecco, di cosa si tratta? Cosa state facendo di bello? Allora, si tratta di un'idea che è partita innanzitutto dal maestro Paolo Pulin, che oggi, giustamente, non essendo donna, non partecipa all'intervista, ma che tengo comunque a nominare perché è stato anche l'artefice del nostro incontro, scusate, l'incontro di me e Paola. L'iripop è un genere completamente nuovo che accoppia il pop elettronico con la musica classica e lirica. Ed è nato all'interno dell'etichetta Neptunia. Ok, in cosa consiste? Che progetti state portando avanti? Allora, stiamo portando avanti la contaminazione appunto di questi due generi che apparentemente sono molto lontani, ma che stanno trovando una fusione veramente molto interessante, anche grazie alla nostra Paola Francesca Natale. E inoltre stiamo portando avanti un progetto per la remunerazione equa degli artisti attraverso un'innovazione, attraverso gli NFT che andremo via via sempre creando per tutte le nostre nuove, i nostri nuovi brani. Congiuntamente anche però continueremo a produrre anche CD e vinili con uno sguardo al passato, se volete. Perfetto, quindi la musica che si fonde in tutte le sue discipline, in tutte le sue sfumature. Paola Francesca, raccontaci qualcosa anche tu. Tu sei una cantante lirica molto affermata, parlaci anche tu del progetto. Allora, cito una parte del testo di That's Incredible, Ho fatto un sogno. Allora, tempo fa, in effetti, mi sarebbe sempre piaciuto avere uno sguardo anche oltre l'aspetto prettamente lirico, classico, perché penso che un artista debba comunque affacciarsi un po' a varie specie diciamo, di espressioni d'arte. Questo sogno, in un certo senso, è stato realizzato grazie appunto al maestro Paolo Pulin, che è un assente giustificatissimo, visto che questa è Parola e Donna, ma che è il perno di questo progetto, perché con lui avevo avuto la fortuna di collaborare in un teatro prestigioso, il Comunale di Bologna, in un contesto ben diverso, perché si parlava di opera lirica, quindi di Wagner, Puccini, e ci siamo per un po' persi di vista. Poi, grazie ai social, che tutti discriminano e tutti, diciamo, colpevolizzano, invece ci siamo ritrovati e lui mi ha proposto questo progetto, all'inizio per me un pochino così fantasioso, perché non ero pronta psicologicamente, ma nel cuor mio lo desideravo. Lui aveva già, insieme ad Anna Veronesi, prodotto questo singolo che si chiama That's Incredible, bellissimo, con un testo meraviglioso che spero abbiate la possibilità di leggere, e con queste musiche molto particolari. Io non sapevo appunto che il maestro Pulin si occupasse anche di elettronica, e lui ha fuso, diciamo, la sua cultura classica con la tecnologia e hanno prodotto una serie di brani, tra cui That's Incredible. Lui mi ha proposto, io ne sono onorata, di rivisitare, e quindi una sorta di, più che contaminazione, commistione di generi, questo brano bellissimo, fondendo un po' la mia liricità, anche se non del tutto, diciamo, esposta, perché comunque c'è anche un'incursione nel pop, e quindi abbiamo rivisitato questo brano. E ora speriamo che questa sia la puntata zero di una serie di progetti. Perfetto,
Perfetto, noi ce l'auguriamo e soprattutto dallo sottolineare che il maestro non ha sempre giustificato in questo format, ma avremo molto probabilmente l'onore di ospitarlo in un altro format che oggi parliamo di, poi ne parleremo in un altro momento. Allora, un'altra domanda per Anna. Anna, secondo te che riscontro c'è stato da parte del pubblico, degli appassionati a questa nuova proposta? Ma secondo me il riscontro è stato molto positivo, tanto è vero che stiamo già preparando i prossimi brani che appunto verranno poi suggellati in questi nuovi prodotti digitali che insomma metteranno ancora più in risalto la straordinarietà della cosa e l'innovazione del tutto. Hanno avuto un'ottima risposta da parte del pubblico, innanzitutto per i meriti che non si possono discutere di Paola, ma anche perché io trovo che c'è una domanda in questo settore, perché non dimentichiamoci che l'Italia è la patria dell'opera lirica e comunque del bel canto. Il bel canto che nella sua versione più popolare aveva una grandissima diffusione soprattutto qualche tempo fa. Io non potrò mai dimenticarmi, appunto per le strade di Napoli, un cantante bravissimo che cantava lirica agli angoli della strada, come un artista di strada, appunto. Questo per dire quanto sia già nell'animo popolare il canto lirico. E, per cui siamo molto soddisfatti. Perfetto. Paola, un'ultima battuta anche per te, secondo te invece che riscontro c'è stato e qual è la tua personale opinione riguardo questa esperienza bellissima che stai appunto intraprendendo? Allora, il riscontro è stato molto positivo perché abbiamo avuto una serie di visualizzazioni che forse neanche ci aspettavamo. All'inizio, come ho detto prima, anche per me sembrava un po' un salto nel vuoto, ma invece è stato bellissimo. E la mia considerazione è questa, per tutti noi artisti, di non precludere nessuna possibilità di aprirsi altri orizzonti ed altri siti. Perfetto. Io vi ringrazio per aver portato nel nostro format una testimonianza così importante, soprattutto per aver parlato di lirica, che è una cosa che assolutamente di cui va parlato, va discussa e vanno sicuramente pubblicizzate le iniziative all'avanguardia che state intraprendendo. Un grazie speciale ad Anna Veronesi per essere stata qui con noi. Grazie a voi. Grazie mille a Paola Francesca Natale per essere tornata nostra ospite. È un onore. Speriamo a breve di poter fare un'intervista insieme a voi con il maestro in modo da chiudere il cerchio. Grazie mille. Grazie a voi, grazie al direttore e a tutto lo staff. Grazie, arrivederci, a presto. Arrivederci. Un saluto a tutti gli amici della Parola e Donna, appuntamento a venerdì prossimo, come sempre, alle 15:30 sui canali social di Per Sempre News.